Il primo fine settimana delle Vie dei Tesori ha ottenuto un notevole successo di pubblico. A Caltanissetta, un elevato numero di visitatori ha preso parte all'esplorazione di chiese, palazzi storici e musei. Gli addetti ai lavori hanno dato vita ad eventi culturali, mostre d'arte e spettacoli che hanno arricchito l'esperienza dei partecipanti. Siamo al settimo anno da quando le Vie dei Tesori, nate a Palermo 17 anni fa, hanno deciso di far diventare il festival regionale, quindi aprendo a tante città e comuni siciliani. E devo dire che quest'anno abbiamo tanti bei siti, sono aumentati di numero, abbiamo due escursioni, una passeggiata, insomma ci sono tanti elementi per far sì che i nisseni, soprattutto che vogliono conoscere meglio la propria città, ma anche dei turisti, perché già stamattina abbiamo riscontrato la presenza di turisti, di persone dalle altre città siciliane, da Catania, da Palermo, da Messina. Quest'anno c'è la collaborazione dell'associazione Innersisio, in particolare di Irene Bonanno, guida ambientale dell'AIGAE, che ha proposto due escursioni, una a Trabonella, quindi andando a cercare i calcheroni della vecchia miniera di Trabonella, quindi dedicata allo zolfo, e un altro invece al Lago Sfondato, la riserva naturale che è in territorio di Caltanissetta, anche se molto vicino al territorio di Marianopoli, che è molto molto bella. Quindi due escursioni che valorizzano il territorio e un po' la memoria di questa città. Cosa vuoi dire ai cittadini nissani? Ma di partecipare cercando veramente di voler conoscere meglio la propria città, amarla, non dire che non c'è niente, e mettersi in gioco in prima persona per tenerla pulita e per valorizzarla, perché abbiamo tanto da poter dare, fare vedere, e quindi dal punto di vista turistico questa città, se i cittadini lo vogliono, può crescere. Io faccio la guida qui nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Siamo nella sala dove vi è appunto la ghigliottina nissena, una ghigliottina che è stata trovata recentemente e che appunto si può visitare tramite la visita guidata con le Vie dei Tesori. Per all'incirca sono venute 35 persone, appunto le abbiamo divise in vari turni, appunto abbiamo fatto visitare tutta la parte esterna, la parte interna della chiesa con cortile, e appunto questa stanza dove è rinchiusa la ghigliottina, che sono appunto le parti principali della chiesa. Cosa vuoi dire ai giovani della tua età? Di fare la Via dei Tesori perché appunto è un'opportunità non solo per la nostra cultura generale, ma anche per visitare appunto i posti nostri, che sono sempre belli da vedere e da scoprire.